Decreto salva casa, come cambia la pratica di cambio di destinazione d'uso? Ora, come sapete, il decreto salva casa, che ormai è legge da diverso tempo, ha apportato tutta una serie di modifiche al testo unico dell'edilizia. In particolar modo, uno degli aspetti che è stato toccato in maniera più decisa, più forte, è proprio il cambio di destinazione d'uso. Tant'è vero che con il decreto salva casa si è creata proprio, possiamo dire, una sorta di pratica ad hoc per il cambio di destinazione d'uso, anche se in alcuni casi vige ancora quanto era previsto dal testo unico dell'edilizia prima del salvacasa. Quali sono le novità che sono state introdotte? Appunto, le novità sono molte e molto interessanti e per capire quanto siano importanti e innovative, se così possiamo dire, le novità apportate dal decreto salvacasa, si può prendere in considerazione una recente sentenza del TAR del Lazio che ha diciamo, deliberato, che ha giudicato proprio un caso in cui il cambio di destinazione d'uso non era stato presentato, ovviamente ante salva casa. Questo per vedere quanto sono diciamo, notevoli le differenze tra i due. L'argomento credo che sia particolarmente interessante perché sono tante le persone che mi stanno chiamando ultimamente per dire: ma ingegnere, viste le novità apportate, posso ora presentare una pratica di cambio di destinazione d'uso, magari perché voglio trasformare il magazzino in abitazione o un ufficio in abitazione? Ecco, credo che questo sia un argomento molto importante per cui ho deciso di pubblicare un video in cui cerco di fare un po' di chiarezza in merito. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale, se vuoi rimanere informato appunto sull'uscita dei prossimi video. Nel frattempo ti chiedo di mettere un bel mi piace e di condividere il video. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, come detto, il decreto salva casa ha portato delle modifiche importanti al cambio di destinazione d'uso, sia il cambio di destinazione d'uso in orizzontale, quindi sostanzialmente all'interno della stessa categoria che di fatto è sempre possibile ora, sia verticale, cioè con cambio di destinazione d'uso da una categoria funzionale ad un'altra. Da questo punto di vista, però, prima di vedere le novità apportate, parliamo di questa recente sentenza, appunto, sentenza del TAR del Lazio, una sentenza di settembre 2024, quindi parliamo di un mesetto fa circa. Il TAR del Lazio si è trovato a dirimere questa situazione. Allora, è stato eseguito in maniera, diciamo così, abusiva, senza il necessario titolo, un cambio di destinazione d'uso per un immobile per il quale il piano terra, che aveva destinazione d'uso d'ufficio, era stato fatto diventare un'abitazione. E per questo era stato realizzato un soggiorno con angolo cottura. Il piano seminterrato, che era un magazzino, era stato trasformato anche questo in abitazione con la realizzazione di una camera, il bagno, eccetera. Ovviamente il tutto era stato presentato ed era stato eseguito senza il necessario titolo edilizio, senza presentare il titolo. Per di più, in questo caso c'era stato cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione e magazzino ad abitazione, quindi si dice un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante perché si passava da un'unità che aveva un certo carico urbanistico a un'unità con carico urbanistico superiore. Il comune aveva indetto un ordine di demolizione perché l'opera appunto era stata eseguita in maniera abusiva. Diciamo, questa persona ha fatto ricorso al TAR. Il TAR ha ribadito nuovamente l'ordine di demolizione. Perché? Motivandone in che modo? Innanzitutto, non era stato, era stato diciamo, l'intervento eseguito senza titolo e non era stata presentata nessuna pratica in sanatoria secondo l'ex articolo 36 del DPR 380 del 2001. In secondo luogo, non è stata approvata, non è stata allegata nessuna prova del rispetto del principio della doppia conformità dell'intervento. Inoltre, non era neanche stato provato che, andando a demolire la parte realizzata in maniera abusiva, si sarebbe compromessa la staticità della parte di immobile che invece era stata realizzata con il necessario titolo. Quindi non era stata approvata la fiscalizzazione dell'abuso, motivo per cui in questo caso, essendo un abuso vero e proprio, il comune ha fatto bene ad indire un ordine di demolizione, tanto più che in quella zona non era possibile realizzare
nuove unità abitative, ma semplicemente si potevano avere destinazioni d'uso quali uffici e magazzini, quelli che effettivamente erano. Quindi, diciamo, quello che succedeva ante salva casa era che in una situazione di questo tipo poteva essere indetto l'ordine di demolizione. Quali sono le novità che ha portato il decreto salva casa? Le novità sono molto interessanti e quali? La prima è che si possono definire come cambio di destinazione d'uso senza opere tutti quei cambi di destinazione d'uso in cui o appunto non viene eseguito nessun tipo di lavoro, oppure vengono eseguiti solo lavori di manutenzione ordinaria o comunque lavori che rientrano in ambito di edilizia libera. Quindi se eseguono solo quel tipo di interventi, il cambio di destinazione d'uso si considera senza opere. Poi è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso orizzontale, cioè tra diciamo, categorie della stessa categoria, immobili della stessa categoria funzionale. Ovviamente, salvo vengano rispettati le disposizioni vigenti a livello urbanistico comunale. Inoltre, terzo punto, è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso anche urbanisticamente rilevante, quindi da una categoria funzionale a un'altra, da una categoria funzionale a una con carico urbanistico maggiore, per le singole unità immobiliari poste nelle zone omogenee A, B e C. Ovviamente, anche in questo caso, salvo vengano sempre rispettate le disposizioni normative urbanistiche a livello locale, quindi anche questo è molto importante. E il cambio di destinazione, diciamo, per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso, come deve essere regolamentato, quali sono le pratiche che devono essere presentate per un cambio di destinazione d'uso? Deve essere presentata una scienza natoria nel caso in cui il cambio avviene senza opere, quindi una semplice SCIA. Nel caso in cui invece viene realizzato con opere, bisogna presentare la pratica che va a coprire, se così possiamo dire, che è necessaria per la realizzazione di quelle opere che vengono compiute. Per cui, se vengono eseguiti soltanto degli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia leggera, in quel caso è sufficiente presentare la SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, che va ad inglobare anche l'eventuale CILA che bisognerebbe presentare per delle opere di manutenzione straordinaria. Nel caso in cui devono essere eseguiti degli interventi più pesanti, per esempio una ristrutturazione pesante, è chiaro che in quel caso va presentata una SCIA in alternativa al permesso di costruire. Un'altra cosa molto interessante è che mediamente saranno ovviamente abbassati anche i costi delle pratiche di cambio di destinazione d'uso. Perché? Perché non vengono più richiesti gli oneri di mon la monetizzazione dei parcheggi e la monetizzazione della realizzazione delle aree pubbliche, di aree verdi. L'unica cosa che viene richiesta sono ovviamente gli standard urbanistici e le opere di urbanizzazione secondaria. Per cui possiamo dire che diciamo, con il decreto salva casa viene non soltanto semplificato il cambio innanzitutto viene reso possibile in alcuni casi in cui prima non lo era, come abbiamo visto andando a considerare la sentenza che abbiamo visto prima del TAR del Lazio. In secondo luogo viene semplificato perché in molti casi sarà possibile farlo presentando semplicemente una SCIA, mentre prima magari serviva un permesso a costruire. In terzo luogo viene anche, diciamo così, diminuisce in molti casi il costo che bisogna sostenere per eseguire un cambio di destinazione d'uso. Per cui credo che da questo punto di vista il decreto salva casa ha portato delle novità molto molto interessanti. Vedremo come sempre come queste verranno poi recepite nel mondo reale quando si presenteranno le pratiche allo sportello dei vari uffici pubblici e vedremo quindi che cosa succederà. Nel frattempo, la novità è questa, quindi se avete intenzione, se avevate intenzione di farlo e magari non eravate in condizione prima, verificate se adesso qualcosa è cambiato con l'attuale normativa. Se avete idea di farlo, insomma, informatevi e prendete contatti con un tecnico competente in materia. Questo è quanto. Se volete rimanere aggiornati sul sviluppo diciamo, dell'applicazione di queste novità portate al decreto salva casa,
E quindi rimanere aggiornati su quello che succede, vi chiedo di iscrivervi al canale e cliccando sulla campanellina rimarrete aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Se volete potete anche decidere di abbonarvi al canale. Nel frattempo mettete un bel mi piace e condividete il video. Ciao!